E buongiorno a tutti. Scusate sempre la voce da sonno, ma mi sono appena svegliato. Sono le 2 di pomeriggio, ho finito il turno di notte. Questa notte non è stato molto facile dormire, per due motivi. Il primo è che c'era musica nel parcheggio, sono infatti nel parcheggio di un supermercato, ma in realtà su Parque Fornette c'era già scritto questa cosa. E la seconda è che mi sono dimenticato di chiudere l'oscurante. Quindi non è facile dormire con la luce. Ad ogni modo, sto bene, sono riposato. Ora mi alzo, mangio al volo, perché una volta finito di mangiare vado a fare surf. Sembra anche una bella giornata, speriamo bene. Comunque ho riscaldato il pranzo. Sono verdure, patate e fagioli. Alla faccia di quando da bambini ci dicevano che se mangi devi aspettare 3 ore per entrare in acqua. Io fra un'ora sono in acqua e mi sa che neanche avrò digerito. Rettifico sulla bella giornata. Ora, come vedete da fuori, non è per niente una bella giornata. Fa anche abbastanza fresco. Infatti mi sto portando anche la felpa. Mancano solo le infradito, che sono al bagno. Perfetto, possiamo andare. Opla. Bene, ah no, i soldi, mannaggia, mi scordo sempre qualcosa. Stavo scordando la parte più importante, i soldi, perché senza soldi come li pago? Pensavo peggio, ma però fa freddo. Ora vediamo su Maps dov'è il posto. Dovrebbe essere verso di qua. No. Questo è il supermercato di ieri e quello lì giù è il mio van. Stamattina mi sono svegliato molto felice perché in questi momenti realizzo quello che sto facendo. Cioè che ieri ho lavorato, mi sono messo a dormire, mi sono svegliato e posso andare a fare surf. Poi quando ho fatto posso ripartire. E come ho detto nel video dove rispondo alle vostre domande, che vi lascio qui sopra, nell'ultima parte, se lo andate a vedere, dico che per me la felicità è rendere ogni giorno diverso. Cioè, io odio la routine, quindi a me poter fare ogni giorno una cosa differente e essere completamente libero è la cosa più bella del mondo. Questa è la mia felicità. So che per altre persone fare una cosa del genere è impossibile, perché magari gli piace fare sempre le stesse cose, trovarsi sempre nella zona di comfort, perché alla fine, come vivo io, di rischi ce ne sono tanti e non sai mai come ti va. Però secondo me cresci molto. Non mi ricordo se l'ho detto nel video, comunque questo posto si chiama Ericeira. Molto carino. Questo è il negozio. Ora entriamo e vediamo. I have a surf lesson. Surf lesson? Yeah. Ah, not here. Mannaggia, ho sbagliato posto. Non era qui. Era sopra. Hey. What's your name? Manuel. You? Manuel? Yeah. Zeta? Yeah. Z-A-T-A? Yeah. Ok. Eccoci qua, ora switcho a quest'altra GoPro. Ho anche cambiato la memoria SD, così se succede qualcosa perdo solo la GoPro e i video che ho fatto in acqua. Per cambiarsi utilizzano questa specie di roulotte. Eccoci di ritorno, mi sto sbrigando ad andare al van perché con me hanno fatto lezione due ragazzi, una coppia,
tedeschi. E dato che è vicino a dove abbiamo fatto surf c'è un locale dove alle 6 fanno la musica, mi hanno chiesto se posso accompagnarli. E dato che ci volevo andare anch'io, andiamo tutti insieme. Quindi ora sistemo il van e andiamo. Eccoci a casa dolce casa. C'è veramente un casino allucinante. Infatti io ho detto datemi 10 minuti perché è veramente un casino e devo sistemare. Ecco qui, van sistemato, o meglio l'ho sistemato alla buona, più che altro per sbrigarmi. E ora sto aspettando che i ragazzi arrivano. Intanto mi sono messo un po' a lavorare al PC. E voilà. Hey, welcome to my home. My home is here. Thank you for the invitation. Very cool. Super cool. Maybe tonight I go to Nazaré. Oh. Yeah, for the big wave, I'm sorry. But you don't surf the big wave? No. Maybe you can stay 1 year and you can't try all of food. Depends of your region. If you come in Rome, the region is Lazio, you can try some type of pasta, maybe you know that, like carbonara, cacio e pepe. Eccoci di nuovo soli, ho salutato i ragazzi, abbiamo passato 3 orette insieme, abbiamo parlato, siamo stati in questo piccolo locale, veramente molto carino, abbiamo chiacchierato del più e del meno, dei viaggi, mi hanno spiegato un pochino come funzionano le cose in Germania e super felice perché, come ho già detto, queste qui sono le cose più belle del viaggio, cioè il poter incontrare altre persone, scambiare idee, specialmente in questo caso che sono anche ragazzi. È andata una bellissima cosa e gli ho detto che se vengono in Italia, ci sarò anch'io, di farmelo sapere, che magari li porto in giro a assaggiare un po' di cose, e loro hanno fatto lo stesso con me per quanto riguarda la Germania. Ora, prima che cominci a lavorare però, mi metto in viaggio, perché il prossimo posto in cui andremo era ciò che io mi ero dato come obiettivo per questo viaggio. Naturalmente il viaggio non finirà qui, però quella lì era in teoria la fine del mio viaggio. E ora vi lascio un po' di strada. A dopo! Stazione di scarico e carico dell'acqua. Ora, dato che sto in anticipo, mentre cucino la cena mi faccio la doccia, così finisco completamente l'acqua e poi quando vado via sono completamente carico. Vediamo se riesco a fare tutto quanto prima di cominciare a lavorare, in modo da spostarmi nuovamente e arrivare a destinazione prima di cominciare a lavorare, altrimenti passerò la notte qui. Che stasera mangeremo pesce, però stavolta pesce speciale, non congelato. L'ho preso ieri fresco al supermercato. E voilà, faremo di nuovo alla griglia. Non ho mai cucinato un pesce intero, quindi spero bene, ad ogni modo non credo sia difficile. Eccolo qua, il pesce si chiama besugo, che vorrei capire in italiano che pesce è. Besugo non mi dice niente. Pagro. Intanto metto a scaldare la pentola. Il prezzo anche era buono, la ragazza me l'ha pulito. E ecco il pesce. Chiudiamo. E intanto mi vado a fare la doccia. Anche una bella doccia volante ce la siamo fatta. Aspettiamo che il pesce si cuocia e intanto provo ad asciugarmi. Credo che intanto lo spino. L'unica cosa che so fare è spinare il pesce, perché ho lavorato 3-4 anni dentro un ristorante, quindi lo facevo quasi tutti i giorni. Cena fatta e ora passiamo alla cosa che odio di più, lavare i piatti.
E anche questo turno di lavoro è finito, mi manca soltanto domani che è l'ultima notte e poi avrò 2 giorni di riposo. Stiamo dando un occhio alle batterie, sono al 40%, quindi buono, in caso posso fare un'altra notte qui. Ora la speranza è che domani ci sia un po' di sole. Ora però mi metto a letto che comincio a avere veramente sonno. Una volta mi sono preparato e ho chiuso tutto, perché dormire con la luce non è un granché. Il problema è che il van sta per così. Infatti io tendo a cascare a sinistra, perché purtroppo il pavimento è inclinato, però va bene così. Bene, a letto ci siamo, come vedete dal piumone fa anche abbastanza freddo, ci sono 12 gradi. Perché siamo molto vicino al mare. Ad ogni modo ora mi metto a leggere un po', almeno mi rilasso. E poi me ne vado a letto. Quindi buonanotte per me e buongiorno per voi.